Terminata la Prima Guerra Mondiale, l'Italia si trovò ad attraversare un periodo di grave crisi economica e forte inflazione, causata dalle enormi spese militari. I ceti medi e le classi sociali a reddito fisso furono i più colpiti. La disoccupazione, il problema dei reduci, la fame causarono un diffuso malcontento che sfociò ben presto in scioperi, agitazioni, occupazione e autogestione delle fabbriche, dando vita a quello che fu chiamato il Biennio Rosso. Nel 1919 Benito Mussolini fondò a Milano i fasci di combattimento. Gli industriali e i proprietari terrieri videro in essi un possibile alleato per arginare la crescente ondata di scioperi e rivendicazioni. Anche il governo liberale di Giolitti guardò allo squadrismo fascista come un possibile strumento per contrastare il crescente consenso socialista. Gli squadristi agirono così indisturbati in violente azioni punitive contro le camere del lavoro, le case del popolo, i circoli culturali e le singole persone. Le uccisioni di operai o contadini furono migliaia. Furono classificate come sovversivi oltre 100.000 persone. 15 antifascisti originari di Borgo Sotollo risultano tra i fascicoli archiviati. Con il passare del tempo, però, il fascismo si dimostrò tutt'altro che un fenomeno passeggero e in soli 4 anni arrivò al colpo di Stato con la marcia su Roma. Da qui in poi il governo fascista ebbe un'escalation autoritaria fino a trasformare l'Italia in un vero e proprio regime dittatoriale che abolì le libertà politiche e civili e si macchiò di indelebili vergogne come le leggi razziali, le guerre coloniali e l'alleanza con il nazismo, che sarebbe sfociata nella Seconda Guerra Mondiale. Quello che ti davano loro mangiavi. Per quello che mi andava bene andare a scuola, perché mi davano da mangiare. Andavamo là all'asilo, lì facevano una gran tavolata con quelle ciotole lì di alluminio. C'era tavolo, un buco nel tavolo. E ti davano sempre la minestra. Non mi piaceva la minestra, mia maestra, il riso non ce n'era. La maestra si è accorta che non mangiavo la minestra, mi dava il suo riso. Perché la minestra, dovevi mangiare quello che ti davano loro. Però almeno mangiavi, a casa chi regna di mangiare? Chi poteva parlare? Ti ammazzavano e ti portavano via, non potevi parlare. Di più che aveva la cosa con scritto taci. Partendo dalle scuole, l'hanno inciso, lo ti fa la messa, per esempio le feste nazionali, no? E non ci siamo vestiti in giro gli stetti, gli vestiti dei piccoli italiani. Io sono con una linea nera, tutta piega, con la giacchettina bianca, che era uno scudo del duce. Vedo io. Ecco, e lui mi si stessi gli vestiti con i pantaloncini grigi verde, con la camicia nera, e io un fulari che, poi lui che ha il fulari che ha attaccato a la fotografia del duce. Non è perché ti ha impiegato, ti ha preso a dire sì a lui. Sabato fascista era sempre. Tornava la Valentina, il Fasolì, toccava là, ti insegnava le robe che a marciare poco, che le bisognava da oltre da sognare e andare avanti là nel campo là. Erano duri in quei momenti lì. Pensa che io ho fatto le scuole, ero cresciuto con Balilla io, talmente plagiato, che fino a 12-13 anni, se mi avessero detto ammazzati, sparati,
per il bene di Mussolini l'avrei fatto. Dopo, con la guerra, ho capito che il fascismo non andava bene, perché quando si è giovane ti plagiano in una maniera che non può, dopo una certa età incominci a pensare, non tutti forse, perché tanti rimangono dentro, sì, sì. Per Mussolini, il per giù, per l'altro. Allora, ricordo infatti che io ho una squadra di fascisti, era ogni riga di armata poi una, e ho chiesto da qualche comandante, ho girato poi il fucile, non si va a marciare contro la divisa, che va mai da chi ne russo, dottore, che ormai podia mio più di lì, perché io portavo via tutta la borsa d'oro. Un primo la tira fuori da casa e la fa sinta giù, e che era un corriere e la fa sinta giù, e lui e che era un urisse di oro da carete che spese di e che la dante vera fuori, perché il gattino mio i fascisti. C'era una radio sola a Borgo Satollo, dove c'era la vecchia farmacia, c'era un bar, andavo tutti i giorni a ascoltarlo. E dopo portavo le notizie in castello, sì. Quel giorno lì hanno detto è caduto il duce e ha preso cosa il Badoglio. E io ho adoperato le mie parole, no? Mamma, che ha sbattuto il duce e che ha messo il Badoglio! E tutte le donne venivano fuori. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Era sul duce che nasce il Badoglio! No, sto vito era dalle stalle. Mm-hmm. Era dalle stalle che dove erano le hacche. Tutto nel cigano, altre carte, e veniamo a casa sempre più da pioggia. Mi mamma la mancassava dalla sola, il sabato, la mancava per rotta, la mamma andava a letto, dietro a me i bagni compagni, una volta da sé, dietro a me le stalle, tu stai a città su, andò che sta a città su, perché veniva lei, io un prele, i spassini e tutto, e veniva lei a dormire, perché in via in giro a dormire, andare a casa, che era e andava lei a dormire lei. La nostra gioventù non passava tutta strada, e l'estate andava per ciò, andava per campi, insomma, andava a rubare le salese, andava a rubare tutto il cacatano per mangiare. Sai, il zio Pio, chiamavano lo zio Pio, aveva una botte e fuori veniva fuori l'acqua e alla sera sbruffava le strade. Trotte da dire l'acqua, scusate. Ma era una cosa bella perché sentivi il fresco dell'acqua e il caldo della polvere, bella calda perché fa caldo, ma era una soddisfazione e facevamo tutte e quattro le strade. Tutto il paese, te immagini che bello. L'era un grande paese di amicizia, le persone sono mio per tutte. Ti dico la verità, non te li io dalle case o mai sarai. Una sera non andiamo a mangiare la minestra da lei, perché dice che è proprio buono. Una sera via da me, con le scrivelle, mai scende il locale, che si sentì in mia sua tavola. Se sta a mia giota, ci appare la scrivella con lo scrivella, veniamo fuori a mangiare. Fatto l'era di sé che mangiamo a pennichello. Dopo il fa io, la spartia a mezzo che ci ero trattando. La verdura con sale la mangia estra. I prena, catare le cicorie, fa un po', mettere solo la sale e lo srei. Perché invece la notte dice che l'olio fa male, perché io mi sono da comprare. Che la vita lei fa, lavora a scuola e dopo andiamo dalle stalle, giocavamo un po' dalle strade, perché era mio compagno, veniva sempre a noi, perché la sera, che era sempre la senti seche, che giocavamo a Cipai, a Curistere. Infatti veniva a campo, una mano. Era mai poi il pondore, sul caso. Era una crosta delle della scommessa del pondor che sciopava la scommessa si fermava che i miseri per desnare. Ah, stava brutta la guerra,
bianco, il compare, il maiale così, e tutto, il grasso così, lo fa scaldare un po' nel padiglino, si pondora. Guarda che era mio olio, che era mio. Era neanche era senso sa. La salve, era mio, quello che era fermo al frontale. Passate che periodi per Frittino che stavamo al Mulì, a gruppo a televisione ogni tanto, un sacchino di farina, da fare un polentino e tutto. Sì, sì. Non è che sono finti, non è che sono che ma sì, 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 mi ricordo che sono andato anche fuori io con dei tedeschi. Alla sera mi ricordo che facevano il cinema Vittoria, lì al dopo lavoro, facevano la sera della casa, erano più tedeschi proprio. C'era chiaro verso le 7-8 ore. Sono andato lì con loro, a voi io sono andato a casa. Giravano come possono, gente come turista, tanto per dire. Giravano dietro le strade così. No, ma io perché gli apparecchi che burlavo su. No, ma si dà, non è il paraschetti. Paraschetti, cioè mettevano gli aerei dietro i paraschetti che gettavano del cemento. Una difesa, ecco, che uno fra l'altro aveva anche nel mio campo. Io. Dopo i tedeschi mettevano invece quelli finti, così venivano apposta a mitragliare per niente. E andare sulla terrazza a vedere gli altri aerei se mi sono mitragliato, che era divertivo. La sera non è infernoscita, ma andonata andò perché ero sempre che avevo solo 3 o 4 sì tedeschi, sempre ciò. E tirava fra la pistola, lui tocco mia, però tirava fra la pistola ed era poro. Perché a me che una volta tirare San Grignetto, Senne. Episodio che sono andato al funerale del 44, che era molto un set, uno un altro, ma mio tio e un figlio con le suore al funerale. E che il paraschetti è proprio sulla sinistra, di fronte al cimitero. Quando lui passava solo il caccio, all'uno che gli fa, gli ha fatto tutti a terra, le suore e le maestre. Ma papà mette tutto ciò a terra e nuota, e lui insieme a neanche a mettere, gli sparava ai paraschetti della parte là. Ma l'altro mi ha detto, sai che è chi era? E sta è mio, lei fermi, basta su come aveva di lui, mettere le mani, sì. No? Guardavamo sopra, e c'era uno, mi facevano così, mi salutava. Erano americani, adesso non so se erano americani o inglesi, perché mi hanno visto che guardavamo sopra e loro con la manina, con la mano mi salutava così. Che ha cominciato a bombardare, gli diceva Checco che passava tutti i giorni. Allora me sta scendendo il cortile, magari fittare le case a Beppi Benzoni. E loro gridavano dalla paura. Ora mette a fare i suoi bambini, grazie a manino, e portando il ciosetto e finché era finito. Qui non si muoveva più niente, perché di giorno c'erano sempre aerei in giro americani e la notte c'era Pippo che girava. Come vedeva una luce, lanciava le bombe. Con la voce Resistenza, si suole indicare il tempo dell'azione delle formazioni partigiane in Italia, che va dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, un periodo tra i più tragici della nostra storia, che vede la nazione stremata dall'avventura bellica fascista e gli eserciti anglo-americani impegnati dalla Sicilia su lungo lo Stivale al centro del più gigantesco dei conflitti. La Resistenza, dopo l'8 settembre 1943, nel territorio bresciano si attua attraverso le formazioni partigiane. Fiamme Verdi, Brigate Garibaldi, Brigate Matteotti, Giustizia e Libertà, GAP, Gruppo Azione Patriottica che agiva nella città, e SAP, Squadre Azione Patriottica di Appoggio ai GAP. Scrive Giannetto Valzelli. Come squadra d'azione quella di Borgo Sotollo,
Viene costituita all'inizio dell'autunno del 1944. Il nostro intento di partigiani è di provvedere, in previsione di scontri o scorrerie, alla difesa del paese, con blocchi all'imbocco delle quattro contrade. Del gruppo fanno parte, col sottoscritto Giannetto Valzelli, Angelo Pola, i fratelli Giulio e Luigi Guidetti, Angelo Rabelli, Cesare Rossi, Giuseppe Berta, Mario Roversi, Paolo Casari, Carlo e Giacomo Ferrai, Luigi Bianchetti, Giuseppe Fenaroli, Luigi Braga, Antonio Zanola, Luigi Valzelli, Luisa Valzelli, staffetta partigiana, e Lucia Conforti, decorata con la Croce al Merito di guerra in seguito ad attività partigiana. Un grande fanatismo per il fascismo, bruciatolo, che era mia, la prima dimostrazione antifascista a Borsadolo, l'estate, quando era Don Primo Zucchi, è venuto fuori un ordine che i preti non dovevano interessarsi della politica, se no intervenivano i fascisti. Allora lui, Don Primo, la prima roba che ha fatto, allora che erano i giovani dell'oratorio, erano tutti vestiti di bianco, lui gli ha fatto trovare lei davanti alla chiesa, per far vedere che le volevano reagire alla proibizione del fascismo che si interessassero alla politica. È cominciata lì. Era lì l'ordine dal comune, dal podestà, che erano facchi. Era lì l'ordine che gli agricoltori gli erano consegnati un po' di formaggio, di formentù, all'ammasso. Giannetto ha chiamato gli agricoltori e dico, dopo, e da lì è partito il gruppo della resistenza del Borsadolo. Si chiamava Fiamme Verdi della Brigata per l'Asca, appartenente alla 10 giornata di Brescia. Ci trovavamo mai in privato così. Il predos, che era i mesi, sì. Che era fatto anche un casello. E ma tanto lì era l'osteria di Zanardini. Dalle Pesuello, ecco. E Vitie andare e venire che lui capì che la sera si riuniva per parlare di dirsi il mio, perché era una roba che avevo di me, neanche nemmeno ma si rimane compromettita. Un gruppo organizzato con intenzioni di resistenza più che altro, non hanno fatto azioni perché era troppo pericoloso. Era troppo pericoloso. Più che pericoloso, era inutile. Perché sparassero da una camionetta verso Teres, cosa si diceva, copare giù giù, ma poi la ritorsione quale sarebbe stata? L'Italia ha salvato il suo decoro, la sua dignità, gli italiani, no? Grazie alla resistenza, per dimostrare all'Europa e al mondo che non tutti gli italiani erano fascisti alleati del nazismo. E questo è stato un gesto che ha ripreso l'onore degli italiani. Quando l'Italia si è presentata all'ONU a chiedere aiuti perché ne avevamo bisogno, ha citato proprio ufficialmente la resistenza, in quanto dimostrava che non tutti gli italiani erano colpevoli di quanto era successo. Ho vissuto i giorni della liberazione proprio, diciamo, da partigiano da col moschetto. Un moschetto balilla e la bomba a mano. Ricordo, avevamo la radio noi e ascoltavamo Radio Londra, però talmente basso che per la paura che sentivessero fuori il tam tam de sto Radio Londra. Quel che abbiamo fatto l'abbiamo fatto spontaneamente, nessuno dava ordini. Avevo 17 anni. E pensare avrebbe la mia età a fare quel che ho fatto a 17 anni è una cosa, diciamo, lontana di conoscere la vita. Insomma, quello che è stato fatto è giusto.
avevo quell'idea lì, attraverso amici, abbiamo formato questo cosa di partigiani. E così fu la storia. Il nostro comandante era Gianetto Volgelli, detto Mirko, e il mio nome di battaglia era Gorni. Si andava a casa, no? Di uno, dall'altro, eccetera. C'era le riunioni, se poteva succedere qualcosa, come comportarsi, eccetera, eccetera. La maestra era chiamata la nostra, diciamo, totale di partigiani. Sai, lì, maestra, ora sapevamo che eravamo partigiani. Se che ne però non mi stide, per me fa conoscere. Tirai su Michele Bionci, mi dice Berecchia che lo in gioco. E noi però girai a ascoltare quel mister lì, mi sei stile e allora dal primo venivo giù in bicicletta, mi diceva della talura di essere là, che condannare risata, poncarare, condannato un po' di formetto per mangiare, perché sono i gambi al padre mangiare, fa anche il mister lì. Questo che è verità. E me mi ricordo che una notte si è là e stava, e mi uguale là che al fascio ducale, vede che fa su una casa, è una casa da morto, stretta da una banda e larga dall'altra, la casa da morto. Di papà, che si andrebbe a fare una casa da morto, si andrebbe a fare, ma si andrebbe a fare il orgoglio per non fare niente, se no, una forma. Vede che fa la casa da mettere dentro le armi. Io ho conosciuto solo Passera, Volgelli, e con lui ho fatto, siccome che eravamo anche nello stesso gruppo, ho fatto per da me insieme, e dormivamo, no, tutti insieme all'interno del lavoro, capitava di dormire così a Passera, nei momenti di sconforto che si è Passera, dai, fa una cantata, dai, conta il suo orgoglio. E allora lui, no, contava solo le avventure che aveva fatto con le ragazze. E ricordo, no, che era uno che cantava, no? E cantava la canzone moderna, allora, no? Ma i capelli no, il Bibi dice no, non potrà tagliarmeli nessuno. No, lui cantava, sì. Era l'unico che portava i capelli. Dopo invece anche non altri capelli, ma lui aveva già i capelli lunghi. No? Usciva, era sempre il morale ed avere la possibilità di non... lo scoramento veniva, no? Non è che si fosse al top nel morale, nel lavoro, anche perché c'erano i rastrellamenti, bisognava scappare, c'erano gli spostamenti. Una figura che ha segnato la resistenza di Borgo Satollo è stato Don Lorenzo Chiappa, motivatore e collaboratore per molte azioni antifasciste realizzate dai partigiani in paese. Scrive ancora Giannetto Valzelli. Don Lorenzo Chiappa viene da Castenedolo, dove era curato e godeva di buona fama nel mostrare il pugno ai prepotenti dell'epoca. Non risparmia critiche esplicite al regime, da quando, nel 1940, è a capo della comunità parrocchiale di Borgo Satollo. Già, mentre eravamo ancora in guerra, non era ancora successo l'8 settembre. Don Chiappa, si era fatto l'indirizzo del tutti che era soldato, e a tutti che lì soldati, e mi ha mandato una lettera dove diceva che il mondo cambierà, e allora dobbiamo intervenire anche noi per farci presenti, per essere attivi nella trasformazione del paese e nelle idee, insomma. Ho cominciato, a mo' lì ho cominciato.
Dopo un po', quando sta l'8 settembre, vuol dire che la mattina, a mo la mattina a messa, il gadic che bisogna anche intervenire, ma anche noi. E dice, però non trovatemi qui in chiesa, trovate loro, siamo all'oratorio, e l'oratorio ha cominciato a mettere insieme le robe e a dire che bisogna anche partecipare, ma un po', anche noi che siamo soldati, al cambiamento del paese, cioè a casa mia i fascisti. La chiesa ha provocato il fascismo. Fortunatamente ha avuto un messaggio che Gino Suatoro sapeva di aver offeso. E con questo messaggio l'è arrivata appena appena a farla fuori. Se dava in mano a loro, sai come erano. Durante la guerra non c'è perché ha scappato oltre i fascisti. Due volte ha scappato. Che era per vero, è stato con te il papà Cesi, suo papà Cesi, il gran biroccio, e l'ha scondito sotto alla uta del biroccio, sotto alla uta del biroccio, alla porta fuori al paese, alla salvare. Anche sempre scappato, anche sempre là, perché si la ciappaglia fa, fuori non c'è, che lì ero contro, ero contro i fascisti, mamma mia. Dato un chiappo era tremendo, se credo che quando a me per la trega del 3 design, vado a chiamare la mia data al fusil. Mi ha detto, donetemi, sto che la data oggi. No, 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 a casa te. Era lui che mi aiutava a portare le bombe sul campanile la notte a botto. Si è calato il cassaletto sul sottotetto della chiesa, sul volto per il stegno, e lui da là, quel foro che tirò su e rompa più, controllava quando venivano. Quando ha visto che hanno preso la scaletta per salire sul sottotetto, si è calato dentro le nostre colonne della nostra chiesa. Sono di mattoni vuoti all'interno. Poi invece quando sono saliti, sono usciti dal cornicione, hanno avuto paura e tornati Andrè. E da ora lì sono scappato dalla ura sangava. Quel periodo in cui eravamo a casa col nonno, l'unica persona che veniva a casa nostra a chiedere al nonno se c'era bisogno di qualche cosa, è stato Don Lorenzo Chiappa. È stata l'unica persona, perché noi due ragazzini eravamo poco ben visti anche in paese. Perché era la mamma presù, che mi ha detto a me, la gara fatta al conto sarà il presù, eh. Il 23 novembre 1944 avviene il colpo dell'autocarro ad opera di alcuni uomini del gruppo Azione Patriottica dell'AUM al comando di Bruno Gilardoni. Bloccano un'autocolonna sulla statale 11, nei pressi di Rezzato. Gli autocarri sono partiti da Torino, carichi di macchinari imballati e di altri materiali predati dai tedeschi e diretti in Germania. Sui mezzi ci sono anche 40 operai italiani, rastrellati e destinati ai lavori forzati. I partigiani disarmano i nazifascisti e conducono il convoglio dalle parti di Castanello, liberando gli operai italiani e abbandonando fascisti e tedeschi in mezzo alla campagna. Eravamo 10 partigiani, a me e un mio amico, Barzelli Luigi, mi è toccato l'ultimo rimorchio. Ci siamo attaccati dietro, no? Hanno dato i pugni sulle mani. Ci siamo andati avanti a piedi, no? Dietro. Entrati su quella via lì, dove dovevamo portare il camion, a 100 metri si sono fermati, è sceso Gilardoni, è corso lì, no? Allora abbiamo estratto noi le pistole e lui, sulle mani, siamo partigiani. Dietro al rimorchio c'erano una quarantina di deportati in Germania. I detenuti hanno preso tedeschi e fascisti e hanno portato in fondo al camion. E ci hanno aiutato, insomma, ma un sbaglio più grosso ancora l'hanno fatto quelli là di Capriano, perché c'erano su ancora 3 tedeschi, quelli che erano alla guida, dovevano fucilarli. Un maresciallo di quei 3 lì ha tirato fuori una bambola, piangendo, dice, dovevo portarla con mia figlia, dopo tutti i combattimenti che ero sulla strada di andare a casa, cosa volete fare? Insomma, la tragedia è che là
che l'animo tenere, li hanno lasciati andare. Dopo un'ora che erano bloccati tutto il paese. E se sono qui, il ragazzo che è il Dio, non abbiamo seguito parte per parte. Quando abbiamo portato i cani a destinazione per venire a casa, che mi ha salvato la vita è stato Giannetto, perché mi ha detto, se dovesse succedere qualcosa, guarda, nella via che tornate c'è una casina in mezzo al campo di un certo Camadini Vittorio, che no, è un partigiano, e fermatevi lì. Fatalità, come torniamo alle fornaci, vedi, c'era quasi buio, né? Vediamo delle sagome tedesche, no? Vedo che hanno bloccato tutto. E difatti, mandato dal Signore, passa un vecchio tutto storto. Dove è andato? E portano via tutti. Immaginiamo. Siamo tornati indietro, siamo andati lì in quella casina, abbiamo bussato alla porta. Chi è? Chi è? Le donne. Siamo amici di suo figlio. Un particolare mi ha mandato Valzelli Gianetto, che è partigiano. La vedo tremare. Hanno aperto. Dovete tenerci qui perché abbiamo fatto un colpo e hanno bloccato dappertutto, sia a San Zeno come lì. Come viene, viene. Ci hanno dato qualcosa da mangiare. Mi hanno portato sul fienile, abbiamo fatto un buco, abbiamo dormito tutta la notte lì, quel buco lì. La mattina la ragazza è andata a osservare, no? Se c'era libero, se si potete andare, che tutto è finito, non c'è più nessun tedesco lì. Una domenica dopo il colpo dell'autocarro a Borgo Sottollo, irrompe in piazza proveniente da San Zeno un'auto blindo tedesca, va diretta in via Castello davanti al cancello della villa Guidetti. Tanto basta perché dalla porta che dà in via Mulino Vecchio esca fulmineo Giulio Guidetti, che attraversa l'oratorio maschile e senza tanti complimenti si fa uccel di bosco. Al suo posto finiscono a Canton Mombello il padre Pietro e il fratello Luigi. Resteranno entrambi in carcere fino alla vigilia della liberazione. A Borgo Sottollo c'è stato un rastrellamento. Hanno raggruppato tutti quelli che trovavano e l'hanno portato in comune. E anche mio papà l'hanno portato in comune. Mia mamma ha detto adesso non viene più a casa. Il fratello Vaseri Luigi ha iniziato a lavorare a Brescia. E venivano a cercarlo, era la pattuglia tedesca, era entrata per andare a prenderlo, ma siccome in portineria c'erano i miei zii che facevano il portinaio, quando l'hanno visto che cercavano, lui ha avvisato nel reparto col telefono e lui è arrivato a scavalcare il muro e è fuggito e è andato in montagna. Il papà si era dovuto rifugiare per non essere catturato dai fascisti in un luogo che nessuno doveva conoscere, e i fascisti sono entrati di prepotenza nella casa di mio nonno. Mio nonno diceva che in casa non abitava nessun Leo, perché loro chiedevano di un certo Leo, e infatti hanno cercato nella casa e non hanno trovato nessuno. Però hanno comunque preso prigioniero mio nonno, anche maltrattandolo al punto da rompergli un braccio. E mio papà era nascosto nel tetto della chiesa perché il parroco aiutava i partigiani di Borgo Sottollo. Io ero sul solaio e sono entrato in casa mia. Mia mamma aveva appena ricevuto una lettera di Giacomo, che era nell'aviazione a Bergamo. Questi fascisti, no? Ai repubblicani, ha fatto vedere la lettera, ma no, c'è un figlio, è nell'aviazione a Bergamo. Guardate, ma appena scritto, l'hanno abbracciato.
stia calma, mi ha salvato. Dopo di lì sono stato via 4 mesi da un mio cugino fino alla fine della guerra, che ho avuto salva la vita per la nostra grande Italia. Mi fai le commedie che al teatro, la chiesa, no? Chiesa, i due gruppi, di che delle suore e che della parrocchia, mi si ricorda la parrocchia. Dove il teatro Adelle era un teatrino, eccolo, e chi era la porta che andava fuori dalla vanta della... Sento un brum, bum 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 bum. E mi manda la baina in cima alla porta che è stata detta lui qui detti. Le passate, onda, bam, sotto sulla finestra, non ti scappava che i cattori lei. E lei mi dente che mi dice, non avete visto niente, non sapete niente, e scappare. Allora la linea, la cameriera della Don Chiappa, allora sì, tu stai vedete, diciamo che niente, sì. Non so se sono tremando. Sono andata in manitente, in dente al 4C, e dice, avete visto qualcuno qui, un po' con la urna? No, non ho fatto presto che sia andata la commedia, che non vede niente. E lei viene di là, messa nuota, non vede nessuno. E poi noi sotto al palco, gli è nata del saluto del teatro, e noi sono da lui, ma lui, la mia riata ci ha fatto. Sa calare un salto in banco, non è? Giulio Guidetti. Era tremendo quella, se già che era pure di niente. Il 24 gennaio 1945 avviene un secondo rastrellamento a bordo Satollo. Fin dall'alba un reparto di fascisti entra in paese. Si insedia in municipio a disporre gli interventi in dettaglio per nomi e per case. Arresta i partigiani Giannetto Valzelli, studente universitario, Mario Roversi, calzolaio, Cesare Rossi, autista, Giuseppe Cereda e Luigi Braga, operai. Gli altri partigiani riescono a fuggire in tempo. Ma è stato brutto, è stato brutto la liberazione. È stato brutto il risalamento perché sono le cose che hanno cattato tutto il paese. Piede tedesco, che anche ne era portato via le persone. Era portato via anche mio fratello Giacomo. Mio papà con i gadrilli e burla giù perché era delle energie, era già, e si è spaccato un braccio, e si è spaccato. Ma quella è stata la notte più grandissima che per me era stata molto dolce. Mi ero mettito una lista e erano 7-8 infilati lì in piazza, con quel freddo che fa, è finita e messa la neve. E sapevo io mia naga visì perché i bugiai tedeschi. Caput, caput, caput. E mi ricordo che le due sorelle lì, che le due sorelle lì del fornero, era l'angelo di giù a pregare il suo fratello, e col figlio gli ha sbattuto Andrè, gli ha sbattuto, le pedì a mia naga vicina, e dopo gli ha portato via. E ho visto tutta la scena del giovanetto che l'ha ciappato, lì nel locale, l'ha ciappato e l'ha portato a Brescia a pe. E lei i cavava delle canale. Mio papà, al gorì, dico in tedesco, ma può arrivare mica a salvare te crone. I gaiti dice, lei va all'ospedale con sua moglie, se no dice, c'è un mattino un sopo lì. Allora mio papà il cavassito e è andato all'ospedale. Cuori, quante pete che gli ha ciappato, perché l'era scondito. Se finì il del mese al pe, ai tedeschi le furche lunghi sé, a sbizzare perché sa chi era la spia franca, il vado che le sue finite, e sta fare il gym fuori, non ci ha fatto sedere il pezzo. Il primo di gennaio è stato preso dai fascisti, con Giannetto e altri ragazzi, insomma, e da chi a Borsalore fino a Brescia, sempre a botte, che eri là, era per morte, e stai dentro 4 mesi, dopo il 25 aprile è scappato. Gatti gli ha ciappato le gran botte, io le torso l'artice sulle spine, sulla schiena. Che il tedesco, il Leo, il capitano del tedesco, gli ha detto che capicava sempre, continuava all'intero su. Io che gli dicevano che i partigiani, che i fasci non, che induia le armi, lui che dice sempre che c'era niente, loro gli ha botte e ciappato.
In mezzo a quella neve ho camminato. Con un pugno di quella neve mi sono deterso la ferita. Di là, da quella neve, non sapevo che cosa mi aspettasse. Avrei potuto fuggire nel bagliore immenso di quel 24 gennaio 1945, ma i cani mi stavano alle calcagna. Con i loro denti d'acciaio sarei caduto bocconi nella neve, dentro il mio sangue. Il mio destino doveva essere Mauthausen. Ma appena che mi ha fatto il delè, che mi ha fatto il malassarzo, lui la stangata che mi ha dato, perché sono burla solitante alle scuderie. Allora passava il carrettiere dei guidetti, il tedesco, e mi ha fatto cargare sul carretto e gli ha dato l'ordine a Volpagni di portarmi alle carceri. Avevano portato via mio fratello, sono andati su in camera, mi hanno tagliato tutti i letti, i materassi, tutto, mi hanno fatto tutto, mi hanno ucciso tutte le bestie in sala. La mattina sono andati i suoi grampioni, neanche una bestia, più niente. Avevano un po' di odio con Giannetto perché lui era un partigiano. Il 31 gennaio i nazisti tornano, cercano le armi dei partigiani di Borgo Sotollo. Erano nascoste nel terreno di Angelo Ravelli, ancora introvabile. Le SS arrestano sua moglie, Lucia Conforti, che verrà liberata nei giorni dell'insurrezione generale. Nella cascina non rimane che il nonno ad accudire due bambini spauriti, Nando e Carlo. Quando è arrivato il tedesco, Leo Fürstenberg, era un uomo di 1,90, di 100 kg di peso, un gigante. È arrivato, l'abbiamo visto passare dalla finestra, a piedi, bum bum bum, bum. Come siamo usciti con il mitra, mi ha portato in casa, messi contro il muro e ha detto: Ravelli Angelo dov'è? Mia mamma, quello lì è un porco. La prima parola che ha detto è un putaniero, è sempre in giro, non so dove va, anche adesso mi ha detto che andava a Manervio a trovare lo zio malato, ma non so se è vero. Una scenata, perché sapeva, era allonato da suo fratello di mia mamma, era nascosto là. Sono partiti, hanno preso, è arrivato lì Giannetto, insieme, con la camicia bianca, tutta sporca di sangue. Scarpe senza calze, tutta la testa fasciata, e ha detto: Lucia, ci hanno scoperto, oramai consegna tutto. Ecco che è saltato fuori tutta quella menata che ha coinvolto. E sono partiti, sono andati a Manervio. Quando sono tornati era una cosa veramente paurosa. Noi c'era la stufa, due di qua e due di qua, sempre con il mitra così, Abbiamo tanto pregato che anche se non pregavamo più per tutta la vita era successo. Era pregata, sì. Hanno portato mia mamma in camera, scortata in camera, perché avevano paura magari. Da lì sono andati via, portato via la mamma. Quando è andata fuori, io e lui, perché io avevo 9 anni, al mantello a spalle, a tirarla indietro, ci siamo trovati sotto il tavolo. Giannetto, perché si è girato e ha detto: Bernardo, perché io porto il nome di mio nonno, Bernardo, guarda quei due ragazzi lì, che noi non torniamo più. Con un colpo, con la pistola, aveva il manico, e su, è andato giù per terra. Che invece le armi le avevate... Sì, sì, erano là. A casa nostra. Non le ha trovate perché avevano fatto in fondo alla casa una buca a fondo, 2 metri, forse più, messe lì, coperte con la terra, e poi ha messo su... Delle fascine, ma siccome che c'era il gelo, no? È dato là i tedeschi voler tirare
però non si muoveva niente, allora hanno pensato qui non c'è niente, tutto gelato. E che prova niente. E sono rimaste là, sono rimaste. L'8 febbraio sentiamo sotto il portico a pulirsi le scarpe. Oh, c'è qui il nonno, come abbiamo aperto, si presenta uno che mi dice andò in lange perché dei suoi amici le in piazza che l'aspetto. Ma siccome che detride lui che era Leo Fürstenberg, lo conosci, come il gays che non te, sono mio, sono... E che tira fuori una pistola, lungo il sé. Da una banda la pistola, dall'altra la che tira fuori il mane. Dimmi dov'è tuo papà, tuo padre. Sono mio. Che c'è per le scale, che ribaltasse te, c'è il sole, per te. Poi io e ne tu pensa a noi due bambini in casa mentre succedevano queste cose. Verso metà aprile del 1945 entra nella cascina Marmaglio a Borgo Sotollo una colonna di tedeschi in fuga. Ci resteranno per circa 10 giorni, ma ciò che sembrava una breve pacifica sosta si trasformò in una tragedia inaspettata. Scrive Giannetto Balzelli. Prima è esplosa in delirio la mattana del cruco ubriaco che scende per quel tratto di strada urlando e sparando in continuazione raffiche di mitra. Poi i suoi camerati, con la fredda mira dei cecchini, hanno preso a bersaglio Giovita Marmaglio e Adamo Ferrari. Infine, terzo lutto in quell'infausto 26 aprile, la ferocia nazista è andata a impallinare sotto il letto, togliendo al fiorire della primavera l'altro contadino di nome Guerrino Treccani. Al mattino ci siamo alzati, abbiamo trovato la cassina occupata. Eravamo ragazzi a andare vicino, parlare così, perché parlavano anche loro italiano bene come noi. Ci siamo come avvicinati e abbiamo parlato perché sono venuti dentro così. Siamo qui per poco tempo, dopo andiamo via, andiamo in Germania, alle nostre case, così. Erano buoni, avevano anche delle volte qualcuno il sorriso. Sono stati lì 10 giorni, non di più. Andavano, venivano, andavano a Brescia, andavano a Iedi e sempre si cambiavano. Mi ricordo, sono andato a prendere il pane da Rovella. E sono venuto a casa con il pane, un tedesco mi ha guardato, era il capo cuoco, e mi ha detto, dove sei andato a comprare quel pane? E io ho detto, in piazza di Rovella. Lui mi ha detto, niente, dopo un'ora mi viene a cercare. E fa, ragazzo, vieni qua, mi porti dove c'è il pane, e vieni con me. E sono andato di fronte alla chiesa, dal panificio. Poi quando sono dentro, Rodella si è messo le mani dalla testa, perché sono, io ho detto, sono qua con loro che vogliono il pane, c'era le tessere e tutto, non c'era il pane. Comunque ha detto, dove c'è il ragazzo, di portare, adesso non mi ricordo, 70 o 80 kg di pane. Rodella va, non posso, abbiamo le tessere, qui il pane bianco non ce l'abbiamo. Quello là si è arrabbiato, ha preso la pistola, no, l'ha preso per lo stomaco, per la camicia, e ha detto, se a mezzogiorno non c'è il pane, dove c'è il bambino, il ragazzo caput, così, ma arrabbiato. No, lui ha detto, cercherò. Comunque l'hanno portato. Per 2 o 3 anni non potevo passare perché Rovella mi diceva, hai portato qua a fare, potevi portare un altro posto così, no? Ma io non sapevo, se dopo si è calmato un po' per volta, abbiamo fatto ancora amici, però per tanti anni mi ricordava sempre, tu non dovevi mai portarlo qua. Passi i giorni, diventavo sempre più cattivi, facevo più mai la bava alla bocca, tra loro. E quando entravo in casina, entrarono con i vitelli morti, vivi, conigli, polli, e uccidono lì e mangiavano loro.
certi giorni ce n'era lì una cinquantina, 60 di tedeschi. Ma giorno e notte sempre a sparare, sempre tutti a sparare. E fuori sulla strada c'era il cartello che diceva SS, c'era il posto di blocco, li fermava tutti, quelli con le macchine. Il giorno 22, mi ricordo, 22 e 23 aprile, fuori dalla casina, è passato fuori una trupolina, una macchina. C'era su due partigiani, gli hanno trovato due bombe a mano, sotto il civile. Li hanno portato dentro e andare alla casina. E il 25 aprile dovevano essere fucilati, gli hanno dato da bere. No, uno ha bevuto e l'altro ha detto no. E allora niente, quello là ha preso una buraccia, con un quarto di grappa l'ha bevuta. E dopo sono andati fuori dalla casina, dietro la casina, in te. C'era una portella che andava in campagna e aveva su una spavoletta che si chiudeva. Andare fuori si chiudeva, non potevi più aprirla. Lui niente, i due partigiani erano avanti e tre di dietro per andare a fucilarli. Quello che non ha bevuto era sveglio proprio, no? Quando sono andati fuori la portella, no? Loro due davanti, i tre di dietro. Al momento che sono fuori tutti e due, hanno chiuso subito la portella. Ma veloce, i tre tedeschi sono restati dentro e loro sono scappati. È Donna Vigna, no? È Donna Vigna che c'era tutte piante e poi c'era una muraglia alta 2 metri. Hanno attraversato quello e sono fuggiti in mezzo alla campagna. Vedi che dopo il giorno di aprile, 25 aprile, hanno visto la bandiera bianca sul campanile, i tedeschi sono rivolti ai partigiani. Poi noi, tutta la famiglia, eravamo in cantina e sparavano, quindi hanno dovuto scassinarci e siamo usciti di fuori il canale agricolo, irrigabile. Il tedesco non capiva più niente, faceva la bava, ha detto voi avete tradito noi, chiamare partigiani per parlare contro noi, e io capo, diceva, forte, davanti a noi 7 fratelli e 2 zie, no? E era là, tutti mi hanno fatto alzare le mani, così volevano ammassarmi. Mio papà era sotto il ponte con 2 contadini che venivano dal campo. Quando ha sentito sparare, si è corso verso noi, come dire, fermo la mia famiglia, quella lì. Allora lui, nel vedere mio papà così, c'era 2 tedeschi, che erano piazzati con le fucile mitragliature sul ponte. Ha detto fuoco, hanno sparato con delle gambe a mio papà, però ha fatto ancora 15 o 20 metri alzati, uno ha detto ancora fuoco e ha sparato, lo è stato, ha fatto un martello, non un sacco così, è stato là. Dopo 2 ore ormai era là, era morto. Morto anche 3 cani, sempre nella nostra casina, aveva 28-29 anni. Quando hanno sparato, siamo andati sopra in camera. Lui, quello lì, giovane, è venuto anche lui su, sopra, sotto il letto con noi. Quando sono venuti dentro i tedeschi, mi hanno trovato noi perché piangevano, e là è venuto là che ero sul letto con la baionetta. Ha alzato così e ha fatto rau, no? Con la baionetta spingeva a farmi venire fuori tutti noi. Allora siamo venuti giù e quel momento lì 3 cani non è venuto fuori, è stato sotto, ma lui ha guardato perché ha visto che c'era sotto qualcuno, con la baionetta l'ha fatto venire fuori dall'altra parte. Allora dietro le scale con i calci così picchiava sulle, e con la baionetta lo bucava così che lui gridava, io mamma non ho fatto niente eccetera, tutto partigiani, credevano che era un partigiano, ma non era un partigiano. E come è arrivato, l'ha lasciato andare, come scappare, no? Avanti alla porta ha dato una rapica di mitra, ho sentito Dio mamma, e sono andato là, mi ricordo bene che io tutto rovinato proprio, spoverino. Il cuoco, che mi ricordo che hanno, prima di partire, facevano la bava a bocca, bevevano così, adesso sparare,
fuoco a tutti, caput, caput. Quando hanno bruciato la cascina, lui ha preso i cavalli con da una corda, ha tirato giù le trisene. E mi ricordo quando ho buttato le bombe a mano sul tratto del fieno e tutto, si è cominciato a bruciare tutto, a bruciare la cascina. Mia mamma era incinta, era 8 mesi incinta, si è sentita come male. Potevamo essere bruciati dentro anche noi. Se vedevano qualcuno sparavano i tedeschi, non stavano lì a guardare se era un bambino. Noi siamo salvati per miracolo, perché se non fucilavano mio papà, mi fucilavano tutti noi. 7 fratelli, 2 zie e mia mamma. L'insurrezione è già in atto a Milano, ma il silenzio della radio, la mancanza di giornali di fuori e l'impossibilità di avere comunicazioni consigliano di non affrettare decisioni, anche se oramai qualunque potere costituito dai repubblichini in città può considerarsi decaduto. A Borgo Sottollo, l'insurrezione condotta dalla squadra ricostituita dalle Fiamme Verdi con la collaborazione di Angelo Pollini e del GAP comunista. Nei 2 giorni seguenti vengono catturati 300 prigionieri. Due colonne di in fuga dei tedeschi che venivano da via Roma si sono fermati per chiedere, non so, e io con altri 2 o 3 partigiani facevamo la sentinella a qualche fascista che avevamo fatto prigioniero. Si è fermata la colonna, i prigionieri hanno fatto per alzarsi, io ho intimato di star seduti e li ho minacciati col moschetto Balilla che avevo in mano e ho strato una bomba a mano. Nel vedere i tedeschi gli altri sono scappati, sono rimasto lì solo, ecco. Io, vedendo la situazione, sono stato fermo, ho avuto il sangue freddo di tenerli seduti, ecco. È andata bene perché i tedeschi poi sono ripartiti e sono stati fermati dopo, verso Santa Eufemia, li hanno fermati e fatti prigionieri, ecco. Quando è passata la colonna che è Hitler e la ventra andare a scuola, anche la lettera tedesca, Hitler va a che ha il coraggio destra lenta col fusile a fai fasito. Se mai Hitler gli assa in il foro, chissà che era ci fai prigionieri, i brisava il savore. Allora lui gli ha tenuto in là e pensa che Hitler ha 2 anni appena da me, di più da me, che lo dice da me. Però Hitler ha preso un coraggio per me. A Hitler era la gira che era mia buona, agli altri inferni. La sera del 25 aprile vengono liberate le donne dalle carceri di Canton Mombello, poi i sacerdoti e quindi gli uomini. Schioppettate e azioni di disarmo si susseguono dal centro alla periferia. Tedeschi e fascisti in ritirata sono fermati e fatti prigionieri. All'alba del 27 aprile Brescia è completamente in mano alle formazioni patriottiche. La gente si riaffaccia sugli usci, riappaiono i tricolori alle finestre. Nel pomeriggio, in Piazza della Vittoria, la folla si accalca intorno ai primi carri armati americani. Anche a Borgo Sottollo l'entusiasmo si fa vivo. La gente scende in piazza, le campane suonano ininterrottamente. La gioia e la sorpresa delle persone sono incontenibili. Non te che tieni più tanto a un'altra le partigiani, se le perché ne notte di qualche gherigliella di sconfitti i carri armati americani, era su una sulle campagne, su una festa grandissima. E mi ricordo bene che il balsano sotto sé, che mi vesti carri armati, per sacco di sotto i cuori, era in difesa, e veniva fuoco il sole in mezzo, e mi batteva già che il pane, tu, pane, ma tu, bianco, poi tutti vi mangiamo il pane, sono anche una bassa rosolio e cioccolato. Nell'arrivo degli americani, passando
e sono andati in via Mulino Vecchio, c'era sul principe morto in Savoia e io mi sono seduto accompagnandolo fuori paese. È venuto via Santissima, hanno fatto via Mulino Vecchio e mentre entrava in paese mi sono seduto davanti come scorta e in fondo a via Mulino Vecchio abbiamo lasciato la camionetta, sono andati a Sant'Eufemio. Nell'una di loro, e lì era nell'ortaio, e la venne tutto di corso. Di che americani, sono curito là, su strada, sui carri armati. E gli battia giù le caramelle e le sigarette. E mi ricordo che era Stanghibori, era un nome. Ma veramente. E che c'è giù, sei americano, e la. Come. Condulite e il gadà barbuto e marzi e detto fame gadizia, come dire, gli patì la fame, gli patì, ma vicino è proprio del contrasciù. Ma che sono in lezzo il punto cantarani, le ho detto sì, americani che in io con quei carri armati, mamma che la ur che dire. E quante caleriate, mi ero dal Giacomo, gli ha detto Maria Cornal. Cagare di quel Giacomo, cagare di quel Giacomo, l'ho visto sotto l'alberolle, pieno di terre di cantarani. E dopo mi ha cantato, per non abbandonarsi più, che era Aldo Dossi, e l'ha portata a spalle tutte le montagne e per riacchi a casa. Però io riacchi a casa, ferita una gamba. E pensa lui che vita che ha ferito poco Garibaldi, però lui la mia banduna fuori, la mia banduna, che poi ero ceduto da Borsato. Le campane, ecco, tutte, continuo, i riai americani, e non c'erano più niente. Sai, lì della piazza, giocava le mai gli americani, dopo lui spartiva su le cioccolate, le noccioline. Quando la fa anche il tanzino. Dopo c'erano tante fune che legavano la roba agli americani, no? Tu gli davano sempre tanta roba, il cioccolato, gli davano fino a mai le bottiglie del cognac, che calavano i dio. Ho trovato un borsone, probabilmente era l'equipaggiamento di un pilota, perché nel borsone c'era dentro il caschetto di volo, gli occhiali e una pistola lanciarazzi con due razzi per segnalare. Allora li ho portati a casa e difatti con i due razzi lì li ho sparati la sera alla liberazione. Che tutto il paese è corso perché dicevano che gli avrebbe bruciato il gasitino. Invece c'era stato la... andavano su... E illuminavano... Le fratelli, la Marcella e Luigi, quando era stato a casa, vedo che le stampiava, dopo un mese prima che finì la guerra era a casa, se ne aveva incontrato e vede che era stato là, vestito di coloniale, con da mitra e poi aveva chi che era mio fratello. E mi sono trovato notte, e di per farsi girare a casa, era un mese che finì la guerra, era a est. Io mi sono perché lei, dopo è nato su un castello. Io che mi sedia, signore. La prima volta che ero a casa, e mia mamma vedo giù che mi sedia alla Rio, io voglio la sbicellina, mi vedranno. A barbocca e che dice, zio, anche l'ombra. E lui mi zio Lardo, dice, saporare, quanto ti sa pegnare a che? Era mio papà. Che ero lì a casa. Quando ero a casa mia mamma, tutta sera non sapeva dorme, era sera tardi, l'ero. E mia mamma venì a Righini Giovanni. E sentò che il dis, Bernard, ci ho le che alla spalera che le tre a venire a casa. Sono salto il fiore ambulante e sono messo a piazza.
noi altri, allora non abbiamo avuto nemmeno quanto di più caro ci apparteneva, la gioventù. Ci fu tolta di dosso come a San Bartolomeo la pelle e in quello spasimo di nudità ci mandarono allo sbaraglio. Questo si riconosca, almeno che una volta usciti dal sonno della ragione, nella vita siamo scesi a battagliare con entusiasmo, senza calcoli, parando spesso e volentieri di persona. Quando tornavo a casa in licenza, la madre di Vincenzo Berta si faceva incontro a tastarmi con le mani, consumate negli occhi, le vene del piangere. E quella di Giacomo Quadri era sempre là fuori, sull'uscio, col rosario in mano. Le avessero indicato dove cominciavano le nevi di Russia, ci si sarebbe incamminata da sola. La nostra rivolta fu anche contro quell'immane follia della guerra, perché volevamo vivere. Oggi c'è una parola che riassume tutta la tragedia e il suo riscatto. Nikolaevka. Io, i miei compagni, che sono andati a morire nella steppa, li ho ritrovati il giorno in cui mi son sentito addentare dal morso della SS.